Raiola, commentare la partita è difficile. Il presidente Di Fabio è andato giù duro sull'arbitraggio. Con Raiola la voglio analizzare dal punto di vista tecnico. Intanto, che è successo? Pronti via 0-14. Siamo partiti male, abbiamo subito la loro aggressività, la loro anche fisicità e in attacco non siamo riusciti a rispondere. Però sì, il 14-0 c'è stato, ma devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi, sono tornati più 7 palla in mano che la palla il canestro ci è uscito di sfortuna di Petrazzani, quindi potevamo andare più 9, poi da lì è stato da punto a punto. Bravi loro a portarla a casa, siamo stati bravi, secondo me abbiamo fatto una bellissima partita, però dobbiamo crescere, ci manca quel piccolo step che dobbiamo assolutamente fare. Dal punto di vista proprio dei minuti finali, Stefano, che cosa ti senti di dire che è mancato? Forse la maggiore esperienza a fare queste partite di Omegna, di alcuni giocatori di Omegna? Beh, questo sicuramente, hai detto tu, hai ragione, nel senso che ci sono giocatori come Cantone che di queste partite ne hanno giocate tantissime, playoff, Coppa Italia, eccetera, eccetera, e sicuramente è stato bravo nel gestire le situazioni finali. Peccato perché magari noi potevamo fare qualche disattenzione in meno in difesa, perché ce ne sono state due o tre nel finale di incomprensioni tra i ragazzi, e gestire meglio qualche pallone in attacco, che ci siamo andati a infilare contro i loro lunghi che avevano grande fisicità. Oggi gli arbitri hanno permesso che loro giocassero con questa fisicità, noi lo sapevamo, dovevamo essere bravi a trovare le soluzioni per non incappare in queste problematiche.